tre cose, a partire dalla buona volontà di Maria Teresa che ha organizzato l'incontro di domani. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a chi ci sta seguendo da casa. Allora, oggi, come abbiamo appena detto, è l'ultimo incontro di questa serie, mi sembra di essere, no? Serie fiction, del nostro pomeriggio letteratura. Riprenderemo poi ad ottobre. Con tante novità stiamo predisponendo... Sì, l'intenzione comunque di base del programma è di seguire i premi Nobel. Sì. E i mancati premi Nobel e tutto quello che è collegato al premio Nobel. Questo per quanto riguarda le scrittrici, per esatto. Quanto riguarda poi i libri, noi, anche se la nostra ambizione è anche quella di recuperare libri che ci sono piaciuti, anche come ha fatto, poi vedremo, la Daria Bignardi, anche in gioventù, però seguiremo soprattutto le uscite, le novità del mercato editoriale. Bene, allora, cominciamo. Io ho le braccia corte. E oggi abbiamo due scrittrici sostanzialmente. Iniziamo parlando di Michela Murgia e nella seconda parte invece presentiamo un libro di Daria Bignardi, i libri che mi hanno rovinato la vita. Parliamo sempre di scrittrici donne e di scrittrici che a noi piacciono. Sì, quasi quasi sembrerebbe un incontro, non dico estivo, ma non perché sia particolarmente leggero, però in realtà si incrociano due tipi di figure. La scrittrice che diventa opinionista e si palesa di più come giornalista e come, diciamo, intellettuale d'avanguardia, diciamo, e invece la giornalista, quella che ha poi presentato le prime versioni del Grande Fratello e che poi, che è la Daria Bignardi, e che poi invece si appassiona, rivela la sua passione per la scrittura e, come dire, si interessa di più del proprio sguardo soggettivo e si ritira poco a poco dalla parte pubblica. Quindi sono, anche se della Bignardi parleremo solo di un suo lavoro, mentre sulla Murgia faremo possibilmente un panorama più ampio. Ecco, come di solito noi seguiamo anche le copertine per poter dare un'indicazione della produzione delle varie scrittrici. Prima qualcuno mi chiedeva che cosa ha scritto Michela Murgia e ha scritto parecchio, perché io per esempio qui ho un elenco che divide la sua produzione tra saggi e romanzi. E abbiamo nei saggi Viaggio in Sardegna, che vedete proprio lì, e poi mette nei saggi Ave Mary e La Chiesa in mezzo alla donna, sì, è a metà tra romanzo e saggio, L'ho uccisa perché l'amavo, falso, Futuro interiore, Persone che devi conoscere, L'inferno una buona memoria, che è quello di cui tu parlerai più. La prima parte della sua vita di scrittrice, diciamo, il suo esordio è stato un romanzo, Il mondo deve sapere, che è un definito, potremmo dire, tragicomico, comunque è stato tratto... Sì, è nel titolo, perché dice romanzo tragicomico, ecco, di una telefonista precaria che deve tenere tutti i contatti con i clienti e catturare clienti per il famoso Kirby, con cui vi sarete incontrati tante volte, questo aspiratore che poi in realtà vengono simulate delle prove, poi non si capisce se la polvere viene rilasciata o davvero aspirata, comunque come per il folletto, erano i primi call center. E la Murgia ci racconta in questo romanzo piuttosto divertente e piuttosto triste da certi punti di vista, e che poi è diventata la sceneggiatura di un famoso libro di Virzì, Tutta la vita davanti. Di un film di Virzì. L'altro lavoro importantissimo, forse ti ho rubato la parola, è Accabadora, che è un romanzo, potremmo dire antropologico, potremmo dire antropologico, comunque legato alla tradizione sarda, con cui lei ha vinto il Campiello e il Mondello. Siamo nel 2009-2010,
Esatto, è un romanzo, come dire, qualcuno dice tristissimo, io l'ho letto appena uscito e non sono riuscita a conservarlo, o meglio, oppure l'ho messo in un reparto particolare perché ha una potenza, incredibile. Sì, è È una. un libro che ti ha rovinato la vita. Mi ha dato un po' di inquietudine. Diciamo che ha recuperato, difatti, come dico, se mi è permesso, dico, Michela Murgia è stata per me una folata di vento caldo. Sicuramente è una donna sarda, se poi a poco si conosce la Sardegna, le scrittrici sarde, la tradizione sarda, se si ha in mente, non so, le chiese romaniche sarde che sono in queste spianate dove tutta l'erba è bruciata, insomma, sono delle emozioni molto forti. Emozioni forti sono quelle che ti trasferisce lei anche con questa scrittura, no? La figura della Cappadora, che è la figura della, diciamo, della donna, in questo caso era sarta, quindi il fatto che comunque era Menda, che tiene il filo e accompagna le persone verso la morte con una specie di pene di condivisione. Se leggete il libro lo capirete, ma forse lo saprete, con una specie di forma rituale. E questa ragazzina cresce a casa di questa signora che l'ha accolta e c'è una vena triste di sottofondo, però c'è anche un'accoglienza potente nei confronti di questa ragazza che è rimasta sola. Sì, la Cabadora pare che abbia una specie di, come dire, di oggetto, di colpo finale alle persone che sono in agonia o che sono destinate alla morte. Sì. Ecco, il romanzo di Michela Murgia ha Sì. poi ispirato un film di cui vedete la locandina, perché non è la trasposizione del romanzo, ma siccome la Cabadora è una figura, cioè non è un'invenzione di Michela Murgia, è proprio una figura che esiste in Sardegna, che è proprio colei che, non so, accompagna alla morte, che viene chiamata per accompagnare gli ultimi periodi di vita e non si capisce bene se facilita Esatto, o sì. meno, insomma, questo rimane un po'. E se qualcuno vuole, mi sembra che su RaiPlay si Sì, l'ho possa. visto qualche tempo fa, una bella fotografia, non mi ricordo se poi è aderentissimo al No, libro. se ne discosta, cioè. Ricorda anche la vicenda che si svolge, se non mi ricordo male, durante la Seconda Guerra Mondiale. È bravissima la Sì. Finocchiaro, che è la protagonista. Comunque si può anche leggere il libro e vedere il film Sì, così. per dire che la Murgia è stata inizialmente una scrittrice di grande valore e quindi lo resta. Poi, dopo tutte le altre cose che lei ci ha presentato, per come la conosciamo, sono quasi nel periodo più recente. Infatti, a me ha colpito molto come è diventata scrittrice, che cosa ha fatto prima della scrittura o durante i suoi primi approcci alla scrittura, perché appunto ha operato in un call center, poi è stata venditrice di case in multiproprietà, ha lavorato anche in un albergo come portiera notturna, dirigente amministrativa all'interno di una centrale termoelettrica e poi anche operatrice fiscale e nel frattempo anche altre attività che non si sono ricordate. Poi lei ha fatto anche l'educatrice nei campi vacanza per delle Acqui, se non mi E ricordo questo che le ha male. permesso di rispondere a Salvini in quel Sì, determinato modo. Nel senso infatti. che ha detto: io ho sempre lavorato, un'esperienza di lavoro riguardo a certe battute così. Lui è un uomo che, diciamo, non potrebbe non avere lavorato, non aversi rimboccato, essersi rimboccato le maniche. Insomma, lei ha fatto valere il suo curriculum di persona di lavoro semplice, che però le ha permesso di essere a contatto con la realtà e non solo un intellettuale che parla. No, no, infatti, poi lei si è occupata, cioè, del sociale, del politico, come dicevi tu parlando, Sì, si era anche candidata alle elezioni, per la regione del sì, Sardegna. per la Sardegna come presidente Come presidente è di arrivata Regione. terza con un movimento, diciamo, non dico proprio autonomista, ma dedicato proprio Sì, alla politica sarda. poi lei
lotta per le lotte delle donne, e infatti i libri di cui poi noi accenneremo di questo parlano. Anche questo progetto con Chiara Tagliaferri, che è quello di Morgana, dove discute, dove propone figure femminili. Ecco, ad esempio, molto interessante quello di cui avevo accennato prima, questo Ave Mary, cioè come la figura della donna è vista nella Chiesa cattolica, no? Mary, che è Maria, come la figura femminile, no? Sì, io ai tempi ero rimasta molto turbata. Ai tempi, diciamo, credo fosse un 2010, subito dopo il Campiello, ha scritto questo saggio che seguiva un po' l'onda del successo di quei saggi americani, Le donne che corrono coi lupi, Pinkola Estés, che anche lei è una psicanalista sudamericana, sudamericana, che ha fatto un lavoro comunque sulle madri e sulle cosiddette, cioè cosiddette, sulla religione, la grande madre, o comunque la religione legata alla Madonna. E per me è un titolo, Ave Mary, che anch'io ho avuto un passato, diciamo, di cattolicesimo, mi viene da dire, un po' di sinistra. Ave Mary mi sembrava un po' quasi sacrilego, perché diceva, insomma, che le dà quasi questo soprannome. Poi in realtà è un modo di sottolineare che qualcuno che ha avuto un disegno superiore si è rivolto direttamente a una ragazza che è appena finito di essere adolescente, cioè Maria avrà avuto 15-16 anni e ha avuto un contatto diretto con qualcosa che noi non sapremmo come definire, ma che le ha dato carico di un progetto storico enorme. E comunque, secondo Michela Muggia, no, che è nel sottotitolo, no, e la Chiesa inventò la donna. Per cui la donna, come poi viene vissuta, come poi viene declinata, fa riferimento a quello che la Chiesa, no, pensava e ha stabilito per la donna. E l'unico appunto, secondo me, che Michela Muggia, vabbè, o anche altri, però l'appunto più forte che Michela Murgia fa alla Chiesa in questo libro è il fatto che quasi inconsapevolmente la società ha accettato questa visione della donna, no? E che è stata poi accettata non solamente da chi è religioso, da chi è cattolico, ma anche da tutti gli altri. E soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra gli uomini e le donne, no? Per cui perché la frase, no, Ave Maria è una frase che, insomma, tutti ci ricordiamo e che poi, studiata e spiegata dalla Michela Murgia, ci porta anche alla sottomissione, alla secondarietà della figura femminile. Poi lei in questo libro parla anche della pubblicità, no? Perché lei molto spesso fa delle Sì, delle analisi sulla sì, comunicazione, sì. Puntuali, che sono molto, molto puntuali, sì, molto, molto lucide, molto avanti. sì, per cui, beh, quello forse ne abbiamo già anche parlato nei nostri incontri, no? Dove l'abbiamo, come si dice, no? Come dicono quelli che parlano bene, stigmatizzato, cioè la donna che è sempre vista. Non mi ricordo più di chi stavamo parlando, come Oca Giuliva, no? Che per lei il massimo dei risultati è quello di avere il pavimento lucido o le stoviglie perfettamente Non di igienizzate. me, comunque no, perché... E sì, penso che noi non siamo gli No, non siamo stereotipi quelle che fanno della. solo quello. Solo quello, mentre invece nella pubblicità televisiva o sono di questo tipo oppure, e forse ancora peggio, dell'altro tipo, cioè l'oggetto del desiderio maschile, no? Sì, ci sono queste due possibilità. Diciamo che allora, e siamo più di 10 anni fa, proprio per, diciamo, dare onore al percorso di questa figura, non c'è un femminismo, come si può dire, scontato,
Difatti, questo libro dice, è un libro anche per gli uomini, che sono anche silenti o passivi nei confronti di questo fenomeno. L'ho scritto con la consapevolezza che da questa storia falsa non esce nessuno se non ne usciamo insieme, cioè è un tipo diciamo, di femminismo, di presa di coscienza che richiede un cambiamento di tutti. Poi, in realtà, negli ultimi anni, forse anche perché il clima culturale o sociale sta cambiando, lei ha preso delle posizioni un pochino più nette e quasi quasi un po' più polemiche, o comunque più provocatorie, ma lo Sì, incontreremo sì, più ad avanti. esempio anche quel libro che ha scritto con Loredana Litterini, che voi vedete la copertina, l'ho uccisa perché l'amavo, falso, no? Che fa riferimento, Questo è come... quello che dicono negli interrogatori. sì, che fa riferimento ai femminicidi, no? Questo è un libro di quasi 10 anni fa e noi sappiamo che le cose non sono migliorate, anzi, sono peggiorate perché... Se non ogni giorno, ma quasi, no? Noi abbiamo notizia di un femminicidio, no? E l'ultimo è stato anche doppio. Poi, ecco, poi c'è questo romanzo, Kirù, che lei scrive dopo aver affrontato una prova molto, molto dura, molto severa, che è il cancro. Per cui è riuscita a vincere questa lotta, e noi le auguriamo che sia per sempre, e scrive questo che è un romanzo molto, molto, come si può dire, cioè, significativo e molto intimo, insomma, che noi, tutti questi, secondo me, sono consigliati come lettura. E prima Maria Luisa diceva che è un po' un incontro pre-vacanze, vacanziero. Per cui adesso parliamo di qualcosa di più allegro. Ad esempio, questi due libri, Persone che devi conoscere, 1 e 2, in cui parla di persone che, sì, che devi conoscere, ma forse anche no. Poi, Le istruzioni per diventare fascisti. Questi sono tutti libri molto polemici, che però Michela Murgia, che ha una scrittura molto, in alcuni casi anche molto briosa, non Sì, tu molto com'è? vivace, molto, molto composta, molto... è perfino uno spettacolo sentirla parlare perché conosce la lingua anche in Sì. modo approfondito. Ecco, a proposito della lingua, durante un'intervista relativamente recente, quindi parlo di 3-4 anni fa, una famosa, è un personaggio particolare, è una matematica, si chiama Chiara Valerio, forse l'avete vista in qualche trasmissione, che adesso ha scritto un libro su Frankenstein, quindi anche lì andiamo di nuovo sul fantasy. Comunque, è molto, ha una collaborazione culturale abbastanza fitta con la Murgia e in una delle sue interviste approfondiscono però l'uso della lingua, quindi la lingua sarda. Lei conferma che il fatto di essere sarda e di conoscere il sardo le ha dato un'impronta non indifferente alla sua forma di pensiero e al suo modo di esprimersi. In una forma quasi di scelta, come se ci fossero due fonti diverse. Il sardo ha un modo di esprimersi, forse come tutte le lingue, viene da dire, non dico più primitive, ma comunque anche più legate al simbolo e all'esperienza. Faceva un esempio: se tu devi dire che un bambino è vispo, c'è un modo di dire vispo, me lo sono segnato, pi più a vistu, vuol dire bimbo vispo. Però nella lingua sarda si dice, è affascinante, un bambino che si muove come un cesto pieno di granchi. Quindi in italiano noi non diremmo mai immediatamente una frase così, però è un'immagine che ti mette insieme tantissime cose, cioè l'esperienza, il luogo, la natura e la loro esperienza popolare. Nello stesso tempo facevo un esempio anche, un vocabolo come sterile, che tu lo concepisci, invece questo nella lingua normale, lo concepisci come una cosa positiva perché ti salva da certe situazioni, no? Non ci sono i batteri, eccetera. Però una situazione sterile, una persona sterile non produce niente di nuovo. Quindi lei quando attacca un discorso è perfettamente in grado
di darti tutti questi spunti che spiegano la ricchezza della lingua e della parola, cosa su cui avevamo concordato anche per dire Infatti, del discorso del fascismo. ma anche ad esempio questo libro, no? Stai zitta e altre 9 frasi che non vogliamo sentire più, che lei spiega dicendo di tutte le cose che le donne possono fare nel mondo, parlare è ancora considerata la più sovversiva, no? Perché, e infatti da qui deriva, no? Stai zitta. E vi voglio leggere la presentazione, perché c'è una pre-presentazione prima, Maria Luisa citava Chiara Valeri, e c'è tutto un problema di maschile e femminile, di parole che sono declinate o al maschile o al femminile. Voi sapete che fino a oggi ancora, perché non possiamo dire fino a ieri, la declinazione era sempre al maschile. È sempre, sì, si dice E adesso maschile collettivo, no? si è trovata una soluzione, soprattutto per quanto riguarda la scrittura, ma anche per quanto riguarda il discorso della schwa, cioè di non mettere la o lo, ma mettere. Sì, è un segno grafico Sì, è un particolare, sogno grafico molto che anche particolare. io oggi guardavo e dicevo, leggo la frase, dice, e l'abbiamo sostituito con il fonema noto come schwa, che dà vita, poi vado avanti e dicevo, non ci vedo bene, perché questa schwa è una E capovolta e si pronuncia come una specie di A o di O, però lei abbiamo detto che è un'avanguardia, ecco. Sì, e che infatti anche molto, che nel libro sì, Morgana, Notte di sorpresa linguistica, che lei dice, ma comunque si è già utilizzato, perché dice ad esempio Pino Daniele, in Io so pazzo, Napoli, dice correttamente parole inglese, vabbè, insomma, Dice di comunque. usare questi, consiglia quali accenti usare per Sì. quella pronuncia lì, che però insomma è un po' così. Comunque, lo stai zitta, dice, da dove viene? Ah, sì. Nel maggio del 2020, durante la trasmissione radiofonica che conducevo a Radio Capital, insieme a Edoardo Buffoni, avemmo ospite lo psichiatra Raffaele Morelli. La ragione erano certe sue dichiarazioni discutibili rilasciate nei giorni precedenti, che erano state da più parti indicate come sessiste. Nel corso dell'intervista in cui avrebbe dovuto spiegare l'eventuale equivoco, il professore confermò invece le sue affermazioni e mentre lo incalzavo chiedendogliene conto, accadde una cosa che né io né Buffoni avevamo previsto. Morelli perse completamente le staffe e all'improvviso mi intimò: zitta, zitta, zitta e ascolta, sto parlando e non voglio essere interrotto. Il video, ancora reperibile in rete, divenne virale e per giorni si parlò di quell'episodio con incredulità, come se fosse un unicum comportamentale, il caso straordinario di un uomo dai nervi poco saldi che non aveva potuto sopportare di essere contraddetto da una donna. Purtroppo per gli ottimisti, il tentativo di Morelli di imporre il silenzio a una donna attraverso un canale mediatico non era per nulla un'eccezione. Nel 2008, durante la trasmissione Sky TG24, l'allora ministro della Difesa Ignazio La Russa inveì contro la giornalista Concita Del Gheorio, che era direttrice dell'unità, gridando scompostamente: «Ehi, signora Concita, io non faccio ricorso ai militari morti, si vergogni con la sua faccina educata, non parli dei militari morti con quel tono, ha capito, ignorante che non è altro», poi la chiama Concitina. E va avanti, poi cita anche altri esempi. Sì, le frasi tipiche lei le riporta tot che fanno l'inizio dei paragrafi. Una cosa è stai zitta, oppure non fare la maestrina, vuoi Sì, sempre avere ragione. sono dei capitoli E del. effettivamente, se ci pensate bene, è capitato di sentirsi dire così. In queste situazioni magari ti chiamano per nome facendo finta come dire, di entrare nella stessa dimensione, ma mai si sognerebbero di chiamare subito per nome un altro uomo o di dare un diminutivo a quello con cui stanno parlando, oppure
voglio dire, hai ragione, ma sbagli il tono, devi ribattere su tutto, cioè sono tutti modi di intercalare che servono, diciamo, a mettere le donne in difficoltà. Comunque queste 9 frasi sono: stai zitta, ormai siete dappertutto, no? Come se fossimo dell'erba matta, no? Che cresce in testa. Dilaganti. Come hai detto che ti chiami? No, Esatto. perché Mi è naturalmente sfuggito. brava eppure mamma, spaventi gli uomini. Esatto, come gridino. Le donne sono le peggiori nemiche delle altre donne, che questa è proprio la frase fatta che ci Sì. sia. Io non sono maschilista, sei una donna con le palle, no? Come se tutte noi agognassimo Ad aggiungerle, sì. insieme. Infatti, adesso ti spiego che anche questo è insopportabile, no? Perché noi poverine siamo con il nostro cervellino molto più ridotto, facciamo fatica a capire certe cose se non ce le spiegano gli uomini. Era solo un complimento, cioè la mano che ti accarezza a sedere, dei complimenti che tu non avresti voluto sentire, sono sempre dati, no, in buona fede, e sei tu sciocca che non li apprezzi. E sono solo parole, no, Sì, ovvio. era quella era solo un complimento all'interno di un capitolo dove lei ricorda che è una presentazione del libro Strega, Bruno Vespa, che faceva l'anfitrione, ha invitato il regista, ma mostriamo il décolleté così bello della Sinchera La Vallone, che non so neanche se ha vinto, comunque era una scrittrice emergente, e Sì, che non quindi. mi sembra che abbia un fisico No, tra prorompente. l'altro questo è un appunto che le dato, però come per Parentesi. elemento di distrazione. Certo. E stiamo discutendo di una che abbia delle capacità letterarie, non che ne abbia legate al proprio fisico. Però devo dire, anche se questa è una puntata per l'8 marzo, per compensare che questo episodio dello psicologo, comunque, che è Morelli. Morelli, fondatore di Rizza Psicosomatica, che si è innervosito, era l'inizio del Covid, mi ricordo, e quella trasmissione lì è circa le 7 di sera. Io mi ricordo che in quel periodo lì, come sempre, uno cosa fa nel periodo del lockdown, sei, e mi ricordo una sera di avere detto, però è insopportabile. Cioè, la Murgia ha un modo di incalzare che non ti fa respirare ed ha una capacità dialettica dove non si interrompe, non ripete un vocabolo. Ribatte con una logica che veramente ti indispettisce perché è più forte di te, quindi ha veramente una forza della natura. L'altro capisco che se non trova subito l'argomento si difende in questo modo, non che sia Dall'alto corretto, della sua presunta no? superiorità ha una Esattamente. reazione Sì, scomposta. quasi come se fosse suo padre, suo fratello, suo professore, no? No, di fatto. Comunque, Ah, vedi? Sì, io possibile. credo che non abbia a che vedere col fatto di essere donna o uomo, che lei proprio non ti fa parlare, tu sei uomo, tu sei Sì. donna. A me piace molto Sì. la musica, però delle volte davvero insopportabile. Sì, è Io la traduzione l'ho difficile. sentita, questo non è neanche parlare. Ah, Alla fine uno ecco. dice: stai zitta, ma a prescindere Sì, dal fatto poteva che lei sia esprimersi in un donna, che modo lei più. adesso lo Sì. rivolga appunto No, al però mondo lei poi lo femminile. prende anche come pretesto, perché poi Esatto, poi tutto torna il il resto. tono, però quella canzone che io ho sempre sentito a Murgia, Sì, mi sì, capita, sì. delle volte è veramente insopportabile. Sì, Cioè non ti anche. lascia Beh, lo fa spazio. di mestiere. Esatto. Sì, lo fa in modo metodico con l'idea che ci sia bisogno, insomma, di non perdere le Però occasioni. forse, cioè, se quello che ha detto la Murgia l'avesse detto un altro interlocutore uomo, la reazione sarebbe stata la stessa. No, io Sarebbe me lo stata la chiedo, stessa, non lo lei ha so. mente capo, non è che Sì, capace di sì, una ma chiusa. anche dentro ciò, anche se poi l'esempio della Murgia, ma non solo due uomini che solito cavallo con Saluzzi, per esempio, o con quell'altro idiota che c'è sempre un ricordo di Non ricordo, facciamo nomi. si dicono, stai zitto, cioè. Io credo che sia in alcuni momenti, a prescindere dal maschile o femminile, semplicemente che uno non può non far parlare l'altro, che sia uomo o che sia donna. Cioè, ci vuole anche un rispetto della comunicazione.
Sì, lei ha preso uno spunto in effetti, se tu fai quello che tu puoi chiamare un pamphlet, cioè un Sì. saggio, no, dimostrativo, e usi quell'espressione, ha tantissimi, è evidente il punto di Sì, che partenza. poi c'è appunto la russa, poi c'è Corona, ne cita molti altri che, cioè, messi poi insieme, certo noi potremmo prendere altri esempi di uomini, no? Però quello che a lei serviva era Cita proprio il quello. congresso americano Ah, piuttosto che le sì, elezioni in infatti. Sardegna dove le viene consigliato di vestirsi solo in un certo modo. Cioè le regole di comunicazione, se sei donna, sono di un certo tipo, quindi devi essere possibilmente un po' più accondiscendente, eccetera, eccetera. Lei prende il coraggio di fare la cosa più, come dire, più estrema. Devo dire che ultimamente, forse in questo procedere, di cui adesso magari parleremo anche, dove lei ha manifestato anche questo suo interesse per il teatro, Sì, l'opera, la ha scritto mitologia, ha anche dei testi. scritto dei testi teatrali, c'è come una specie di, come dire, di ulteriore nutrimento della sua cultura. E di essere entrata in collegamento con tante altre scrittrici, per cui non si sente più lei caricata di, come Giovanna d'Arco, di dover andare avanti e spezzare tutte le barriere, no? Ma diventa una specie di trascinatrice di un gruppo che ci sta dietro. E adesso magari parleremo anche del fantasy e del suo modo Sì, di vedere solo un, l'immaginazione. Tu invece hai da di leggere, esatto, Morgana, sì. perché volevo leggere solo la E prefazione, poi forse delle sorelle bronze. sì, che è nell'altra, perché questa serie, Morgana, comunque la leggo soprattutto perché, e ne parlavamo anche con Maria Guida nei nostri colloqui farneticanti, sia la Murgia che anche poi ne parleremo, la Bignardi, si riferiscono spesso a Virginia Woolf, no? Che aleggia in questi pomeriggi. Una ragazza dovrebbe avere una stanza tutto per sé e una rendita di 500 sterline l'anno. Questa frase, che dà il titolo al celeberrimo saggio narrativo di Virginia Woolf, Una stanza tutta per sé, è talmente famosa da essere diventata un luogo comune. Peccato che nel citarla si fermino tutte alla prima parte, quella della stanza, e quasi nessuno ricordi che Woolf in quel saggio parlava soprattutto di soldi, o meglio, del rapporto tra l'emancipazione femminile e i soldi, presentati come la premessa stessa della libertà. La specificazione della cifra di 500 sterline l'anno, così precisa e violenta, a molta deve sembrare ancora oggi più volgare che parlare a tavola di sesso o di politica. I soldi sono il vero tabù da violare quando si parla di donne, perché il denaro è il potere maggiore di tutti, quindi per definizione è stato per anni solo degli uomini. Lo scopo della vita delle donne nel frattempo è stato quello di fare buoni matrimoni per accedere alla sicurezza di buoni patrimoni, con il sottotesto che a loro non servissero i soldi, ma solo l'uomo che li avesse. Per cui lei continua dicendo, perché alle ragazze non si insegna a gestire i soldi e si dà loro la falsa... L'avete letto? Come? La copertina adesso ve la faccio vedere. Sì, è la seconda Eccola parte, qua. ecco, la prima nasceva con quel viso nero con la fiamma rossa, dove Morgana. aveva messo alcuni, avevano messo alcuni Sì. personaggi. E poi è stato sviluppato con L'uomo ricco sono io. Sì, l'uomo ricco sono io, lei dice, ci sono queste donne alle quali la libertà è spesso costata cara e che è un pensiero che io avevo anche sviluppato ai tempi della mia tesi, cioè che la libertà è soprattutto libertà economica, perché anche se le leggi ti dicono che sei libera, no, se poi non Non sai, sei no, indipendente. L'autonomia, esatto. l'autonomia, perché ad esempio pensiamo a quelle donne che sono arrivate a un matrimonio dal quale non riescono a liberarsi Sono perché non sono indipendenti, sì. economicamente in grado di poterlo fare. Per cui anche se le leggi consentirebbero loro la libertà è solamente nominale.
Allora, sono donne alle quali la libertà è spesso costata cara, ma che non hanno mai smesso di pensare di potersela permettere, perché volere dei beni propri e volere il proprio bene spesso sono la stessa cosa. In ciascuna delle loro vite, e queste sono le donne di cui lei parla in questo libro, Oprah Winfrey, Nadia Comaneci, Francesca Sanna Sulis, J.K. Rowling, Elena Rubinstein, Angela Merkel, Madame Clicquot, Beyoncé, Chiara Lubich e Asia Argento, risuona forte la frase fulminante e sorpresiva di Cher, ve la ricordate la cantante, Sonny and Cher, che quando sua madre le consigliava di smettere di cantare e trovarsi un uomo ricco, ebbe l'ironia per rispondere senza esitare: «Mamma, l'uomo ricco sono io». No? E per fortuna, perché forse tutti vi ricorderete come il marito, il famoso Sonny, no? La riempiva di botte, no? Per cui anche se lei si era trovato un marito, come? Non sapevo. Sì, Quindi e comunque la famosa stanza tutta per sé, puoi anche concentrarti nella stanza, ma se poi non hai gli strumenti per essere autonoma e decidere quando andarci, e se vengo io, dico io, prendere il tè coi biscotti senza doverlo chiedere a qualcun altro, la stanza non la puoi vivere, no? Quindi devi avere anche raccolto un po' di tua cultura e anche dell'autonomia, se no non puoi utilizzarla. E ci sono tantissime altre donne che sono scrittrici, o personaggi come, non so, addirittura Astrid Lindgren, che è l'autrice di Pippi Calzelunghe, cioè sono abbastanza quello risacratorie, immorgana, sì. sì. L'insieme di tutte queste fa una trentina di personaggi che hanno come caratteristica comunque l'autonomia. Anche qualche santa, diciamo, l'autonomia di pensiero e un'autonomia faber di costruzione nella realtà. Infatti prima Maria Luisa citava le sorelle Brontë Sì. che secondo me dovrebbero essere anche rivalutate, no? E se qualcuno ha voglia di andare a vedere un po' in questo libro, quello che Michela Murgia dice delle sorelle Bronte, perché poi anche, parla anche chiaramente, c'è anche la giustificazione del nome che il padre aveva scelto, perché non era il nome suo, è molto utile per poi approcciarsi ai romanzi, perché proprio parla delle tre sorelle e del fratello e tratteggia la loro vita. E voi sapete, erano tre sorelle, no, che scrivono, ognuna di loro scrive in un suo modo particolare, e quando pubblicano, devono pubblic le loro prime pubblicazioni sono sotto falso nome da uomo, no? Non sono più le sorelle Brontë, ma diventano i fratelli Bell. Anne, adesso sì, Charlotte, Jane. No, non Jane, scusate. Emily. Cioè, ho detto Jane ed è perché infatti Tra loro la Austin c'è un po' di. Charlotte disprezza Jane Austen, che nei suoi diari recensisce senza pietà. Non mi piacerebbe davvero vivere con le sue signore, i suoi gentiluomini, nelle loro eleganti appartate dimore. Miss Austen è solamente accorta e osservatrice. In lei non c'è poesia. Aderisce al reale, ma non può essere grande. A Jane, insomma, manca il furore e Charlotte sa esattamente di cosa parla, perché sua sorella Emily ne è piena. Lei però non è da meno. Nel 39 rifiuta una proposta di matrimonio fattale da Henry Nassey, curato del Sussex, che ben conosce perché è molto amica di sua sorella Ellen. La risposta che dà allo spasimante è già una rivoluzione, come farà la protagonista del romanzo che scriverà dopo qualche anno, Jane Eyre. In questa lettera, a essere rifiutato è molto più di un matrimonio, è il modello di donna remissiva e mite che l'epoca vittoriana le richiede di essere. Charlotte rivendica la sua libertà e la sua indipendenza con ironia e chiarezza, senza timore del giudizio che susciterà. Mio caro signore,
È sempre stata mia abitudine studiare il carattere di quelli tra cui ho l'opportunità di trovarmi. Penso di conoscere il suo e posso immaginare quale donna sarebbe una buona moglie per lei. Il suo carattere non dovrebbe essere troppo deciso, ardente e originale. Dovrebbe avere l'indole mite e lo spirito gaio, e le sue attrattive personali dovrebbero appagare i suoi occhi e gratificare il suo orgoglio. Per quanto riguarda me, lei proprio non mi conosce, non sono il tipo serio e razionale che lei immagina. Mi troverebbe sognatrice ed eccentrica, ironica e severa. Io disprezzo l'inganno e non sposerei mai un uomo degno come lei, sapendo di non poterlo rendere felice, solo per raggiungere la distinzione del matrimonio e per sfuggire al mio destino di vecchia zitella. Cioè, sembra quasi, no? Sapete, ci lasciamo perché io non ti merito, no? Più o meno quando la giustificazione per Beh, una rompere un capacità dialettica rapporto. non indifferente. Infatti, perché il tipo di rispetto sociale a cui potrebbe accedere diventando la moglie di qualcuno per Charlotte è assai meno importante del rispetto che nutre per la sua libertà, per il legame che ha con le sue sorelle. Poi va avanti e ci sono veramente tante precisazioni sulle sorelle Bronte che vale proprio la pena, secondo me, di leggere se voi avete letto, se avete ambizione di leggere. Solo un'altra osservazione che la Murgia dice: gli scrittori e le scrittrici, in fondo, davanti alla vita, si dividono in due grandi categorie: quelli che la vivono per raccontarla e quelli che devono raccontarla per poterla vivere. Emily e Anne, come Charlotte, non hanno avuto altra scelta che la seconda, ma la usano al meglio che possono. Per cui loro non vivono, no, quello che raccontano, però è impressionante leggendo quello che hanno scritto, cioè Il immaginare, potere, la potenza anche di sì. quello che scrivono, come se fosse stato più che vissuto. Certo, perché Sì, cioè, è sì. talmente realistico, cioè, pensiamo a Jane Eyre e tutti gli altri, Cinque Tempestose, che poi lei dice che c'è un film che io non ho visto, c'è un club in cui le ragazze per trovare una risposta ai loro dubbi, alle loro perplessità, prendono il libro Cinque Tempestose, lo aprono e vedono la pagina, e in quella pagina c'è la risposta ai loro dubbi. Proverò. Infatti potremmo Invece di Lee King, posso anche provare farlo. con lui. Sempre invece tra le Morgane, che poi adesso magari accenneremo anche perché Morgana, perché è un personaggio che lei recupera frequentemente, recupera anche un personaggio del 1700 che è una donna sarda che è diventata imprenditrice, di cui forse storicamente alcune storiche sapranno, io non sapevo. Francesca Sanna Sulis, che viene diciamo sostenuta dal padre, questo è un fatto abbastanza importante, quindi educata pur crescendo nelle campagne perché è una famiglia diciamo di ricchezza contadina, poi passa a vivere a Cagliari e appassionata di disegno di abiti e di tessitura, fa partire proprio un'industria di tessitura della seta e si avvale dell'aiuto delle sue collaboratrici, forse della sua governante, la sua cameriera, i suoi lavoratori, fa partire proprio un'industria di abbigliamento che è successo in tutta Europa e riesce anche, decide anche addirittura di vestire un esercito sardo che è uno dei primi, diciamo, per l'indipendenza sarda, che diciamo purtroppo contro i Sabaudi non ce la fa, i quali Sabaudi vivono l'isola sarda come un luogo di conquista, e quindi tra i tanti personaggi la Murgia recupera anche una figura storica. Nel recuperarlo fa un accostamento tra la tessitura e questa sua passione, insomma, per il simbolo e le moire, che sono quelle dee o quelle dee non elevatissime, insomma, che sono Secondo livello. sì, sono di secondo livello, che i latini chiamano parche, che sono coloro che tessono il destino degli uomini. Qualcuno ne sbriglia la trama, qualcuno la tesse e l'ultima la taglia. E questo per tutti gli uomini. Quindi per lei la tessitura, come per tante altre
artiste è una cosa molto importante. Volevo finire ancora con le Brontë, sì, perché mi sembrano interessanti, perché abbiamo detto Virginia Woolf, e Virginia Woolf, esaminando proprio i libri delle sorelle, dirà: Cime tempestose è un libro più difficile da capire di Jane Eyre, perché Emily era più poeta di Charlotte. Scrivendo, Charlotte diceva con eloquenza e splendore e passione: io amo, io odio, io soffro. La sua esperienza, anche se più intensa, è allo stesso livello della nostra. Ma invece non c'è io in Cime tempestose, non ci sono istitutrici, non ci sono padroni, c'è l'amore, ma non è l'amore tra uomini e donne. Emily rivolgeva lo sguardo a un mondo spaccato in due da un gigantesco disordine e sentiva in sé la facoltà di riunirlo in un dito. Il suo è il più raro dei doni. Sapeva liberare la vita dalla sua dipendenza dai fatti. Per cui, non so se l'età del poeta. Sì, poesia. Tu che sei poeta lo puoi ufficialmente capire. Ufficialmente poi siamo tutti. Vabbè. Però a me sembra quasi che lodi più la fantasia, esatto, sembrerebbe, sì, che la narrazione della realtà. Sì, gli dà un valore più, come dire, più alto, più universale. Bisogna vedere la Woolf in che periodo era, cioè in che cosa stava in quel momento lì, che cosa sosteneva. Io comunque confesso la mia ignoranza, per cui per me Brontë è Brontë e basta. Cioè, non so se la sorella o quale delle sono due. Sono le tre. Esatto, allora c'è Villette, Cime tempestose, Genere, leggo quello che c'è, le poesie, e sono loro come una specie di unicum. Sì. No, e invece non sono un unicum come... Bisogna distinguerle. Bisogna distinguere come fa, secondo me, magistralmente la Muggia, e poi vedete quello che dicevi forse, sì, tu, che si impegna anche nella rivisitazione dei miti, sì, quindi invita delle altre scrittrici a scegliere delle figure mitologiche femminili, lei sceglie Elena, la solita, diciamo, provocatrice, perché Elena è sempre, insomma, accusata... Infatti, le nuove eroi. Esatto, le nuove eroi, è accusata di avere combinato dei grandi pasticci, ma non è, insomma, fondamentalmente solo colpa sua. Comunque avevamo visto nella Atwood che Penelope era molto arrabbiata anche lei con Elena, povera Elena. Vedremo se in altre scrittrici potremo recuperarla. Adesso andiamo sull'ultima diapositiva. Allora, questo è un libro che credo molto formativo, famoso, che deve essere ristampato, scritto da Zimmer Bradley, è un fantasy doc. Io non so se voi lo conoscete. Non sono riusciti ancora, comunque sì, c'era una serie che si chiama Le Nebbie di Avalon. Mi sento di dire che, allora, biograficamente la Murgia ha fatto anche lei un piccolo saggio e sostiene che L'inferno è una buona memoria. L'inferno è una buona memoria è un titolo abbastanza complicato. In realtà è come dire, insomma, le dimensioni sono tante e se tu le attraversi scopri sempre qualcosa. Lei ha comprato questo libro in una stazione o prima di prendere un traghetto, se l'è letto tutto durante un viaggio e lo reputa un libro assolutamente formativo. L'autrice la definisce una barda folle perché è un'esperta di ciclo arturiano, cioè tutta la genealogia e tutte le leggende che si raccolgono intorno al famoso Re Artù, la spada nella roccia, che noi abbiamo conosciuto con i cartoni animati di Walt Disney, ma che in realtà ha tutta una tradizione pre-cristiana nella Britannia, nelle isole britanniche, che si rifà alle loro, diciamo, archeologie e mitologie, e è una, nella reputa, tanto per ritornare a quel lavoro che abbiamo fatto sulle fiabe o le favole, quelle storie universali, quelle storie eterne che vengono trasferite e trasportano con loro dei significati che valgono in tutti i momenti, in tutti i periodi storici. Qui ci sono un mucchio di personaggi, cioè di figure femminili, che non sono vittime della storia, ma che sono strateghe, non sono guerriere, però usano o la magia, o le reti matrimoniali, o l'accordo tra donne, o le arti nere, o la spiritualità. E in realtà, in questo periodo di transizione storico,
accompagnano la Britannia ad un nuovo tipo di potere. Sono le donne che decidono e costruiscono. Lei trova che questo racconto sia molto affascinante ed effettivamente è piuttosto complicato, però se lo leggeste è molto trascinante. L'idea è che le nebbie nascondono una dimensione dall'altra, quindi voi venite accompagnate continuamente da queste donne che devono formarsi in un luogo che sembra fatato, che attraversano le nebbie, ritornano nella realtà e cuciono tutta la storia dei re inglesi. E lei dice che è uno dei primi momenti dove le donne hanno un grande potere nell'accompagnamento tra il matriarcato e il patriarcato. Adesso non voglio entrare troppo nei particolari, naturalmente lei riscrive i monologhi di queste protagoniste, lo riscrive con un termine moderno, insomma non si risparmia tutto un suo tratto, accusa, fa discutere Morgana, che è l'iniziatrice di questa tradizione, con l'insopportabile Ginevra, che è quella che poi appunto si sposa con Re Artù, si innamora di Lancillotto, fa su un gran bel pasticcio, e la Morgana dice: come tu con quegli occhietti tutti lì belli vacui che sembrano delle caramelle danice, io leggo e dico: ma non mi sembra che caramelle danice ci fosse nel testo della Zimmerblume, no, è la riscrittura della Murgia, e che la rende attuale. Quindi in generale tutti questi libri sono molto incuriosenti. Se frequentate le biblioteche milanesi riuscite a averli tutti in prestito e a sbizzarrirvi tra leggere una cosa e l'altra. Che mi le case editrici ti ringrazio. Ma anche perché alcuni non sono più in... Sì, certo. No, e poi più si leggerebbe, per cui certo. Metà di questi li ho comprati, ma quelli che non riuscivo a recuperare mi sono fatti procurare dalle biblioteche milanesi. Che viva, no, veramente. No, cioè, hanno un servizio eccellente. Sì, assolutamente. Sì. Oppure in forma digitale si trova con facilità. E benissimo, io direi di chiudere qua Michela Murgia. Sì. Noi abbiamo, come ha detto prima Maria Elisa, stiamo già preparando per il prossimo ciclo le altre scrittrici, che sono quelle che o sono state premiate col Nobel o che avrebbero potuto... Si è parlato del loro Nobel o sono ancora in area di Nobel. Per il prossimo, per il prossimo ciclo che comincerà in ottobre 2020. E speriamo di avere un anno scolastico tradizionale. E senza mascherina. Bene. Grazie. Buone vacanze a tutti.